tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Rimanente un albanese di 25 anni e una commessa fanese di 22 per spaccio di droga nascondevano lo stupefacente in un campo di girasoli. Il centro Alzheimer Margherita riaprirà nelle prossime settimane, escluso l'aumento delle rette a carico dei familiari. Zero contagi nelle ultime 24 ore, anche se aumentano i ricoveri nei reparti non intensivi. Festa del mare in versione ridotta, niente uscite in parchi e fuochi d'artificio, la corona d'alloro gettata dal trabucco sul molo di Ponente. Subito dopo il telegiornale, la prima puntata di Missione Salute. Questa sera si parlerà di coronavirus con il dottor Gabriele Frausini, direttore di medicina interna di Marche Nord. E dopo l'edizione di mezzasera del TG, invece, spazio alle risate con il concorso di barzellette a Crepapelle. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Apriamo con la cronaca. I carabinieri di Fano hanno arrestato una coppia di giovani per spaccio di sostanze stupefacenti. I due nascondevano la droga in un campo di girasoli. Francesco Salvago. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Fano e di Terre Roveresche sabato scorso hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di cocaina una giovane coppia, lui 25enne albanese senza lavoro e con precedenti di droga, lei 22enne commessa fanese incensurata. L'indagine è partita dalla segnalazione di un cittadino che ha segnalato ai carabinieri la percorrenza di un'auto sospetta con a bordo i due giovani che erano diretti a un campo di girasoli. Grazie alla targa fornita, i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario della vettura, ovvero la ragazza, e poi successivamente al compagno. L'intero campo di girasoli è stato perlustrato a fondo con l'ausilio dei carabinieri cinofili. Dalla perlustrazione è risultato che tra la vegetazione ed il terreno è stato recuperato un sacchetto di plastica dove erano custoditi circa 3 etti di cocaina, un bilancino di precisione, i classici ritagli di forma circolare utilizzati per confezionare le dosi. Ai carabinieri è bastato sorvegliare la zona ad attendere l'arrivo dei proprietari. I giovani sono stati fermati da una pattuglia dei carabinieri che è stata allertata dai colleghi in appostamento. Il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina, in parte già confezionata, mentre la ragazza aveva nella borsa circa 1000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, denaro in cui non è stata in grado di giustificare il possesso. La coppia, dopo la formalità di rito, è stata trasferita presso il carcere di Villa Fastigi di Pesaro, dove nella mattinata odierna il GIP ha convalidato l'arresto applicando la custodia cautelare in carcere. Sono attualmente in corso le indagini per identificare il grossista del quale si fornivano, nonché i piccoli spacciatori e consumatori che a loro volta si rifornivano. E finalmente ci sono buone notizie per il centro Alzheimer Margherita, che stiamo seguendo come vicenda ormai da diverse settimane. Oggi c'è stata una riunione ad Ancona con tutti i soggetti interessati alla riapertura, riapertura che avverrà nelle prossime settimane. La buona notizia, tra l'altro, è anche che non verranno aumentate le rette per le famiglie. Incontro positivo a Palazzo Raffaello. Dopo quasi 5 mesi di chiusura causata dall'emergenza sanitaria, il centro Margherita riaprirà tra poche settimane. È quanto deciso oggi nella sede della Regione ad Ancona, dove si sono incontrati il presidente Luca Ceriscioli, il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Minardi, la dirigente sanitaria della Regione, il direttore del distretto Nardella, il sindaco di Fanoseri con l'assessore Tinti, ma anche i rappresentanti di Asur, Cooperativa Labirinto e Aimafano, oltre
a una delegazione dei familiari che nei mesi scorsi ha chiesto a gran voce la riapertura del centro di eccellenza regionale. Devo ringraziare il Presidente che è stato anche determinato. Da domani anche il direttore del distretto che era presente si è preso l'onere di riconvocare il tavolo per definire anche le misure che tengono conto dei protocolli. L'altro elemento importante è che sia chiaro, non un euro andrà a pesare sulle famiglie di coloro che sono ospitati. Quindi adesso ci riaggiorneremo a brevissimo, da domani subito al lavoro per riaprire la struttura. È stato un bel passo in avanti, ha poi commentato il dottor Maglio Pierboni, che nei mesi scorsi insieme ad altri familiari ci aveva raccontato le enormi difficoltà che stanno affrontando coloro che assistono giorno e notte i propri cari malati di Alzheimer o altre demenze. Questa riunione ha trovato persone estremamente favorevoli a questa riapertura, che si parla, a dire la verità, anche subito dopo il mese agosto. Si dice, chiaramente adesso devono sistemare alcune cose burocratiche, ma io dico sinceramente che ci sono state anche secondo me delle incomprensioni, perché 1-1, 1-3, 1-5, insomma, poi dopo si vedrà, si organizzerà anche attraverso la gente che la frequenta, chi vuol stare la mattina, chi vuol stare la sera, chi tutti i giorni. Cioè, onestamente è stato un colloquio molto, e ho visto un Presidente molto, molto, molto attento e mi ha soddisfatto. Schiaroli, lei non chiedeva soltanto la riapertura del centro ma anche una struttura residenziale, è stato ascoltato? Beh, noi abbiamo fatto presente le problematiche di tantissimi fanesi, perché voglio dire ormai i casi di malati di Alzheimer superano le 1000 unità e quindi di conseguenza anche tutte le famiglie intorno. C'è l'esigenza non solo di un'assistenza diurna ma anche proseguirla anche con un centro residenziale, quindi per tutta la giornata, non perché uno vuol lasciare i propri cari ma perché a un certo punto non ci se la può fare più da soli, e su questo mi pare che sia stata una certa sensibilità. L'importante è che arrivi un investitore, un progetto, ci vuole un progetto perché questa struttura possa partire proprio qui al centro Margherita. In attesa che si possa realizzare una struttura nella quale accogliere 24 ore su 24 i malati di Alzheimer, nei prossimi giorni verranno definiti i dettagli per la riapertura del Margherita, quindi anche quante persone potranno tornare nuovamente nella struttura nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Lucia, dopo le vostre testimonianze e anche le vostre proteste, oggi siete stati ascoltati, avete intanto ricevuto la bella notizia che le rette non verranno aumentate. Sì, questo va a confermare, ce l'hanno confermato, le rette non verranno aumentate, e anche perché adesso giustamente abbiamo raccolto dei fondi, servono per la riapertura, e ci hanno garantito che rimarranno immutate. E per quanto riguarda le spese di igienizzazione, anche questa convenzione gli viene concessa, quindi non ci saranno ulteriori spese per tenere gli ambienti sanificati, però hanno tenuto anche in considerazione che questa è una struttura di 1200 metri quadrati e quindi si può anche acconsentire di riaprire con un rapporto di 1 a 5. Un'altra richiesta è arrivata invece da Maria Arguto, responsabile del gruppo operativo AIMA Fano, ovvero l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer. Io ho fatto una richiesta di unire tutto il distretto 6 e fare in modo da dare un sostegno di tipo diverso a questa struttura, nel senso che non è che possono intervenire soltanto nel momento di urgenza. Questa è una struttura che è sul territorio fanese, dà un servizio principalmente alla città di Fano e al suo distretto 6, quindi è importante che tutti i sindaci che fanno parte dell'ambito diano il loro supporto e siano presenti. Nessun caso positivo al Covid-19 nelle Marche nelle ultime 24 ore, anche se il numero di tamponi eseguiti è stato più basso. A comunicarlo è il GORES, il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, il quale fa sapere che sono stati effettuati 93 tamponi, di cui 56 nel percorso nuove diagnosi e 37 nel percorso guariti. Intanto il numero dei ricoverati è salito da 11 a 13, ma si trovano tutti in reparti non intensivi.
positivi. 3 i casi in più a Marche Nord, mentre non vi sono più degenti Covid-19 a Macerata. Inoltre calano di 9 unità le persone in isolamento domiciliare, che ad oggi sono 127, mentre i dimessi e i guariti salgono a quota 5.770. Oggi non si registrano decessi legati al coronavirus. I vigili del fuoco di Fano sono intervenuti ieri mattina lungo la strada comunale Ponte Alto in località Metauriglia di Fano per spegnere un incendio divampato in un terreno comunale gestito da un privato cittadino. Ad andare in fiamme intorno alle 11.30 è stata una banchina di paglia, ma l'origine del rogo è ancora in fase di accertamento. I pompieri che sono intervenuti con 2 mezzi sono rimasti sul posto fino a metà pomeriggio per evitare che la paglia potesse riprendere ad ardere. La strada interessata è stata chiusa al traffico per circa un'ora dalla polizia locale di Fano. Approvato il bilancio di attività 2019 della cooperativa agricola Falcineto. L'assemblea è stata svolta in sede ordinaria insieme ai soci. La cooperativa agricola Falcineto ha approvato in sede ordinaria il bilancio dell'esercizio 2019 insieme ai soci, assemblea che quest'anno si è svolta in una data insolita a causa del fermo dovuto alla pandemia che ha colpito anche il settore agricolo del territorio, obbligando le aziende a cambiare metodi di lavoro e seguire protocolli aggiornati a cadenza settimanale in base alle informazioni scientifiche. L'assemblea è stata dedicata alla scomparsa di Gabriele Romiti, un componente della cooperativa arrivato poco più che ventenne, persona che amava il suo lavoro e che è stato ricordato come un collaboratore disponibile e competente dal consiglio di amministrazione. Il bilancio della cooperativa, il quale è stato presentato con le solite difficoltà tipiche del settore, inserito in un contesto generale di crisi economica, le attività analizzate a bilancio della cooperativa rientrano in 2 gestioni separate: lavorazioni meccanico-agricole, soci e terzi e conduzione diretta di terreni. Per quanto riguarda la lavorazione e i servizi svolti direttamente sui terreni dei soci, il fatturato ha subito un lieve calo, ma considerato positivo in quanto ottenuto con un costo per impiego di manodopera inferiore di 56.000 euro rispetto al 2018. L'altra attività, ovvero le conduzioni dirette dei terreni, il bilancio si è mantenuto sugli stessi livelli del 2018, evidenziando la validità e la tenuta dell'accordo raggiunto tramite la cooperativa ACOF per la vendita di grano duro, garantendo la copertura dei costi di produzione. La cooperativa, in effetti, quando chiude con un sostanziale pareggio, ha svolto bene il suo ruolo. Quando siamo riusciti a dare gli stipendi a tutti i dipendenti, pagato tutti i contributi, fatto fronte a tutti i nostri impegni con le banche, con gli enti e tutto, la cooperativa ha svolto il suo ruolo ed è a posto. Poi, se guardiamo gli ultimi 4-5 anni indietro, dobbiamo solo essere contenti perché adesso c'è stata una piccola ripresa dei prezzi, però abbiamo attraversato 2-3 anni in cui il prezzo era andato giù e abbiamo chiuso con delle perdite più consistenti. Adesso invece sono 2 anni che riusciamo a raggiungere sto pareggio e quindi possiamo essere molto soddisfatti. Altro aspetto di considerazione del bilancio di esercizio riguarda la società sportiva, che ha raggiunto il traguardo del 33esimo anno di attività nella gestione del Falcineto Park, campi da calcio e calcio a 5 della sala polivalente. Siamo stati ripagati con dei contributi governativi e quindi il bilancio non ne ha risentito. Poi abbiamo lavorato per il resto normalmente, qui ci sono May Alessandro e May Filippo, che sono 2 giovani che si occupano di questa società, e non c'ho di solito la tendenza a fargli dei complimenti direttamente, ma quest'anno bisogna farglieli perché nel 2019 hanno raggiunto un utile di 9.000 euro, che su un fatturato di circa 80.000 non è poco, che non ha... Penso che non c'è mai stato in 33 anni un utile così grosso. Per quanto riguarda invece la festa della mietitura, che giunge alla sua 41esima edizione, si è svolta con una cena in forma privata riservata a soci e invitati.
E domani arriva a Fano il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova. Nel pomeriggio incontrerà alcune realtà agricole della zona, come la cooperativa Falcinetto ed ACOF, dove si terrà un tavolo con i vertici delle cooperative locali. In seguito il ministro visiterà il Codma di Rosciano e il Consorzio Agrario Adriatico. Durante il tour Bellanova incontrerà la cittadinanza anche per parlare delle prossime elezioni regionali. L'appuntamento è per le 18.30 alla Tenso Struttura di Sassonia. Interverranno il candidato governatore del centrosinistra Mangialardi, il sindaco di Fano Seri e i candidati consiglieri di Italia Viva Fabio Urbinati e Federico Talè. Ieri c'è stata la festa del mare in versione ridotta. L'ha seguita per noi Filippo Pucci. Celebrazioni ristrette per la 61esima festa del mare di Fano, uno degli eventi fanesi più sentiti e importanti, che ha come intento quello di celebrare il forte legame di Fano al mare, ai marinai e a tutte quelle attività di tipo turistico che negli anni hanno segnato la storia della città. Le restrizioni dovute alla situazione generata dal coronavirus non hanno impedito però di celebrare la manifestazione, anche se sono state eliminate diverse iniziative, come la Santa Messa, l'uscita in mare delle imbarcazioni e lo spettacolo dei fuochi d'artificio. A dare il via alla cerimonia è stata l'alzabandiera al monumento ai caduti del mare, per poi raggiungere il molo di Ponente, dove è stata deposta una composizione floreale alla statua della tempesta, in ricordo dei caduti nel 56esimo anniversario della tragedia dell'8 giugno del 1964. Stendi la tua mano sul nostro mare e su questo porto e assisti coloro che vi navigano. Subito dopo, le autorità e tutti i componenti del mondo della pesca si sono spostati sopra i quadri, dove è stata gettata in mare una corona d'alloro. Infine, dopo la lettura della preghiera del marinaio e della consegna della bandiera blu da parte del delegato della FE Marche, è stata posizionata una seconda corona d'alloro al monumento di via Nazario Sauro. Subito dopo sono state assegnate delle targhe ricordo a 5 lupi di mare classe 1938 che quest'anno sono andate a Franco Antonelli, Oscar Caprara, Alessandro Carboni, Sauro Ricci e Arnaldo Rossini. Un'occasione di festa, un'occasione anche di ricordo dei sacrifici avvenuti sul mare, sul mondo del lavoro, della pesca. È un modo per festeggiare i veterani dei lupi di mare della nostra pesca, ma è anche un momento per guardare al futuro, perché è importante la memoria, ma è importante anche la concretezza per il futuro. Parlare di mare significa parlare di pesca, significa parlare di turismo, significa parlare di sicurezza, significa parlare di ambiente, e sono tutti gli aspetti che devono avere la nostra attenzione, sulla quale fra l'altro stiamo facendo anche investimenti importanti. Ecco, quindi questa giornata è una giornata per un abbraccio simbolico a tutto il mondo che rappresenta il mare in tutte le sue articolazioni, ma è anche un modo per rafforzare questo legame, questa identità che il mare ha per Fano. E rimaniamo in zona, nella zona Sassonia, Fano, perché sta prendendo forma il Fano Marine Center. Sabato scorso è stato illustrato l'avanzamento dei lavori. Nella struttura di Viale Adriatico sono all'opera 51 ricercatori e per la prossima primavera sarà pronto anche il nuovo acquario. Un nuovo sito internet, un nuovo logo e i primi articoli scientifici. Dopo alcuni rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria, avanzano spediti i lavori per il Fano Marine Center. 51 ricercatori hanno iniziato a popolare gli edifici dell'Università di Bologna di Viale Adriatico, dove ha sede il laboratorio congiunto per lo studio della biodiversità e delle biotecnologie marine. Proseguono anche i progetti dell'acquario e del rinnovo dell'edificio. Ci saranno 8 vasche di volumi variabili tra i 2
e i 27-30 mila litri per un totale circa di 60 metri cubi d'acqua. Si passerà da ambiente pelagico, ambiente costiero, si inizia con una vasca con le fanerogame, i cavallucci, gli pesci ago, poi si passa alle meduse, coralligeno. Avremo una vasca tropicale che non era presente in passato e ci serve proprio per parlare dei problemi delle scogliere coralline, lo sbiancamento, una piccola finestra per guardare come sono fatti gli impianti dietro le quinte, e poi si procede con specie locali fino ad arrivare ad una vasca di pelagica di 27 metri cubi, è grande, ha una finestra di 6 metri. L'obiettivo, ha proseguito la direttrice, sarà quello di avere pronto l'acquario per la prossima primavera. Intanto sono state realizzate alcune opere di messa in sicurezza e di regolamentazione degli accessi. Nel progetto Fano Marine Center, tre laboratori di chimica, biologia e microscopia completamente attrezzati con strumentazione all'avanguardia ospitano i ricercatori dei cinque enti. La divulgazione e il coinvolgimento della cittadinanza e delle scuole sono assicurati dal Museo del Mare e dal Nuovo Acquario, che ospitano collezioni ed esposizioni specialmente focalizzate sulla biodiversità del mare Adriatico. È un grande progetto, ha poi affermato il sindaco Massimo Seri. Questo, ha ricordato, è frutto dell'incontro tra tre università, due istituti di ricerca e il comune di Fano. E allora qual è il ruolo di un'amministrazione locale come il comune di Fano in questo contesto? Innanzitutto è quello di rafforzare il rapporto fra il centro di ricerca internazionale e il territorio, fondamentale per un cammino. Dall'altra è garantire dei servizi che rendono la struttura sempre più funzionale, ma soprattutto aperta verso l'esterno. Perché fare ricerca non è solo sviluppo e progresso, ma anche condivisione. E dal comune di Fano, dopo il lockdown, è arrivato il via libera ai lavori di ristrutturazione dell'edificio che consentiranno di bandire nei prossimi mesi le gare edilizie. Invece, prima dell'interruzione delle attività, sono stati attivati gli spazi dedicati alle riunioni e agli ambienti di lavoro condivisi per un totale di 50 postazioni utente su una superficie complessiva di 300 metri quadrati. Il contributo del CNR al Fano Marine Center si sta sviluppando attraverso numerose traiettorie di ricerca e di cooperazione. Tra queste, l'avvio di studi scientifici congiunti, alcuni dei quali hanno già prodotto pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali su temi molto attuali, ad esempio l'accumulo di sostanze inquinanti negli organismi marini oppure lo studio del microbioma marino. Altri progetti in itinere riguardano la possibile attivazione di un master di primo livello sull'inquinamento della fascia marino-costiera ed in generale lo sviluppo di progettualità europee su temi rilevanti per la crescita blu nel mare Adriatico. Ad un anno dalla nidificazione a Baia Flaminia a Pesaro della tartaruga Big Luciana, chiamata così in onore di Luciano Pavarotti, la tartaruga è diventata una tesi di laurea. Valutazione delle interazioni tra uomo, tartarughe marine e cetacei è il titolo infatti della relazione scritta da Matteo Dentale, giovane studente della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria di Cesenatico. Il 23enne, che questa mattina ha incontrato l'assessore all'ambiente Edi Morotti, ha svolto un tirocinio alla Fondazione Cetacea che ha vegliato giorno e notte il nido della tartaruga fino al rilascio in mare. Insieme al vice sindaco Vimini, ha dichiarato l'assessore, stiamo lavorando ad un progetto per realizzare un'oasi dedicata alle tartarughe in Baia Flaminia. E adesso apriamo l'album di famiglia di Fano TV. Abbiamo due compleanni speciali da festeggiare. Il primo è quello di Fernanda Cordella, bisnonna, che sabato scorso ha festeggiato 100 anni. A festeggiarla tutta la famiglia e il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci. Ieri invece è stato il compleanno di un'altra centenaria e nostra telespettatrice, Eleonora Giambartolomei, che risiede a Fano e che ha compiuto ben 103 anni. Una curiosità di famiglia, tutte le sorelle hanno raggiunto quota 100 prima di raggiungere la casa del padre. E allora auguri a Eleonora da parte dei nipoti, dei pronipoti e naturalmente da tutto lo staff di Fano TV. Tra poco invece andrà in onda la prima puntata di Missione Salute. Vi invito a seguirla, a guardarla, è davvero molto interessante. Il programma di questa sera tratterà un argomento tra l'altro interessantissimo, ovvero il Covid-19, il coronavirus.
Missione Salute è composta di 10 puntate ed è in collaborazione con il Centro Medico Arcadia di Fano. L'ospite di questa sera sarà Gabriele Frausini, direttore di medicina interna dell'azienda ospedaliera Marche Nord. E il dottore ci parlerà appunto del Covid-19, dalla fase acuta dei mesi scorsi alle problematiche emerse fino a quello che deve essere oggi il nostro comportamento per evitare possibili contagi. E dopo lo speciale andrà in onda una nuova puntata di Svim Sviluppo Marche. E dopo invece l'edizione di mezzasera, quella delle 22.30, andremo in onda con il programma dedicato al concorso di barzellette che è stato realizzato qualche giorno fa all'Arena BCC di Fano. E dunque a Crepapelle, subito dopo il telegiornale delle 22.30. Io mi fermo qui con l'informazione, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, l'appuntamento con l'informazione è per domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.